Buonasera a tutti. Il nostro consueto appuntamento settimanale, i mercoledì della FIDAE. Nel grande progetto ASAG Vogliamo fare scuola, che ha come sfondo tre ambiti di approfondimenti: sicurezza anti-Covid, formazione a 360 gradi, educazione civica. Nel mese di marzo abbiamo fatto una proposta molto interessante e anche questa molto partecipata. Sono incontri rivolti a docenti, educatori e per il patto globale abbiamo allargato anche ai genitori. Perché la FIDE, ecco, vuole continuare il suo impegno. Partendo dal rinnovato invito del Santo Padre, ricostruire il patto globale. Ma come FIDAE ci siamo organizzati in una riflessione con un taglio ben preciso, come a partire da queste riflessioni che si propongono, creare percorsi educativi per le nostre comunità educanti. Il Santo Padre ci ha detto che noi dobbiamo creare spazi dove l'ospitalità e la solidarietà abbiano i loro spazi di riflessione e di progettazione. Altrimenti manchiamo a un appuntamento importante con questo periodo storico. Abbiamo iniziato la nostra riflessione con Monsignor Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Zani della Congregazione per l'Educazione, che ci ha introdotto nel grande tema di questo patto globale tanto a cuore al Santo Padre. La settimana scorsa con Armando Matteo abbiamo approfondito l'enciclica Fratelli Tutti. E stasera, ecco, un ulteriore approfondimento di grande importanza, il service learning. E chi più di Simone Consegnati ci può accompagnare in questa riflessione? È coordinatore della formazione della scuola di alta formazione Educare all'incontro e alla solidarietà della LUMSA ed è uno dei più riconosciuti formatori ed esperti su questo tema, che oltre a dirci delle cose ci racconterà delle esperienze concrete dove le scuole si sono misurate con questo tema. E pertanto noi attraverso questa riflessione vogliamo dire come scuole fine che ci siamo, no? Pertanto grazie professore per la sua disponibilità ad accompagnarci in questa riflessione. E mentre attendevamo il vostro arrivo in aula, cari partecipanti, abbiamo strappato anche un piccolo impegno che ho visto che si è reso proprio disponibile ad incontrarci ancora su questo tema, perché penso che nei nostri percorsi educativi, nei nostri curricoli che si sono esperienze di scuole che già l'hanno portato proprio a regime, questo tipo di riflessione, di tema, può esserci di grande aiuto. Pertanto grazie, professore Consegnati, e do volentieri la parola a Sor Paola Muru, che è referente del progetto Vogliamo fare scuola della FIRE, consigliera nazionale, e chiedendole appunto, oltre a ringraziarla per la sua disponibilità, chiedendole di introdurci a questa serata. Grazie al professor Consegnati, grazie Sor Grazie Paola e a te la parola. a lei. Buon pomeriggio a tutti. Grazie Presidente ancora una volta per questo percorso che vuole rendersi sempre più operativo e pratico per la messa in atto appunto del patto globale, come appena dicevi. Ringrazio Simone Consegnati per il tempo che oggi ci offre e per l'esperienza che stasera vorrà condividere con tutti noi. Simone, dal tuo profilo su web si legge formatore a 360 gradi e impegnato nella promozione del service learning, una proposta pedagogica che si caratterizza per lo sviluppo di competenze disciplinari e civiche attraverso azioni di servizio che gli studenti progettano e realizzano per migliorare il contesto in cui vivono. I due incontri che hanno preceduto il tuo ci hanno ben introdotti negli obiettivi educativi che il patto globale si prefigge. Come diceva la Presidente, Monsignor Zani ha citato la scuola di alta formazione della LUMSA,
in particolar modo appunto il service learning come un modo efficace per educare al servizio e al volontariato responsabile e consapevole. Siamo certi che la tua presentazione ci introdurrà in un percorso metodologico, appunto, operativo ed efficace. Perciò non rubiamo altro tempo e ti diamo subito la parola. Grazie. Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti voi. Ringrazio ovviamente la Presidente Virginia Kalidic e Suor Paola Murru per questo invito a dialogare su un aspetto, una proposta pedagogica ed educativa che mi sta molto a cuore e nella quale io credo molto e che per me è motore di tanto mio lavoro, il service learning. E, se fossimo in presenza ora ci potremmo guardare negli occhi, potremmo condividere domande, riflessioni, un habitus, un luogo dove stare insieme e ragionare in questo momento sul service learning. Purtroppo siamo a distanza, ma la distanza ha anche degli aspetti positivi. Possiamo infatti essere connessi da realtà lontane, diverse, quindi credo che questa dimensione di incontro, che poi è specifica anche della scuola EIS, che vuol dire proprio educare all'incontro e alla solidarietà, sia un aspetto positivo e sono quindi molto felice di essere qui e di aver risposto a questo vostro appello. Oggi parleremo di service learning e lo faremo in primis attraverso la presentazione di alcune esperienze. Io ho avuto il grande onore di far parte della formazione del Ministero, del MIUR, all'epoca si chiamava MIUR, ora sarebbe il Ministero dell'Istruzione, che ha scritto le linee guida per il service learning, una commissione che ha avuto nel professor Italo Fiorin il riferimento scientifico e io ero con il professor Fiorin e con una serie di docenti e esperti appassionati di service learning. Bene, a seguito di queste linee guida abbiamo poi avuto un primo festival, potremmo chiamarlo, del service learning, l'hanno chiamato Olimpiadi, Festival, e proprio da queste Olimpiadi io ho raccolto due esperienze che ho scelto della scuola paritaria cattolica. Ho deciso di fare così. Oggi, per alcuni di voi, è la primissima volta che sentono parlare di service learning, per qualcun altro sono dei veterani, so che qui con noi ci sono Suor Francesca, Suor Alessandra, persone che il service learning lo fanno da anni, che saluto e ringrazio per la loro anche presenza. Bene, allora ho pensato, invece di presentare il service learning in una modalità didattica, potremmo dire, di trasferimento delle conoscenze che non mi appartiene, ho pensato che potesse essere più utile e appassionante seguire più una logica, se vogliamo, di competenze. Quindi voglio un po' solleticarvi, far venire un po' di curiosità, voglio appassionarvi. Presenterò quindi due esperienze e dopo queste due esperienze proverò a trarre delle conclusioni e quindi a presentarvi effettivamente cos'è il service learning. Ma per farlo, quindi per iniziare questo viaggio, ho bisogno appunto di chi il service learning lo ha fatto veramente. Iniziamo il nostro viaggio da Lecco, una scuola salesiana molto, molto attiva sul service learning, che ha fatto diversi progetti. Questo, se non sbaglio, è il primo, il profumo della carta. Allora, il service learning è una proposta pedagogica, non è un metodo. Questo è molto importante, non ha la rigidità dei metodi, ma una proposta pedagogica che utilizza metodi, che si caratterizza per lo sviluppo di competenze. Sappiamo che quando diciamo competenze diciamo anche conoscenze, ok? Quindi la competenza è la conoscenza agita. Quindi lo sviluppo delle competenze a servizio della comunità nella quale la scuola è inserita. Queste slide non sono mie, io le ho avute perché mi sono state date, quindi io cito sempre le fonti e quindi le presento così come le vedete. Sono slide, in questo caso, fatte dagli studenti e dai docenti dell'istituto. Allora, immaginate di essere un liceo delle scienze umane, immaginate appunto di essere in questa bella cittadina e gli studenti riflettono su un problema. Sappiamo bene che la vera conoscenza nasce sempre non quando si approfondisce un tema, ma quando si sviluppa un problema. Quando noi abbiamo un problema anche cognitivo che smuove il nostro modo di imparare, impariamo
è che la lettura, soprattutto per i bambini e soprattutto per quella comunità, è qualcosa che un po' è una pratica che purtroppo scarseggia. I bambini non leggono molto, non leggono bene, anche gli stessi ragazzi. Allora, quando i docenti propongono agli studenti un problema su cui riflettere, insieme individuano come la possibilità di sviluppare una nuova biblioteca e di metterla a servizio della comunità come un problema interessante e anche una, come dire, una risposta altrettanto interessante. Quindi si vuole riqualificare uno spazio che c'è, ma che è in disuso, e soprattutto aprirlo al pubblico. Nel service learning, ogni azione che si svolge a scuola molto spesso è anche un punto di contatto con la comunità. Guardate, il service learning nasce prima dell'ultima legge dell'educazione civica, ma vedremo che si sposa benissimo con una dimensione di promozione dell'educazione civica. Quindi, ecco, questo era un problema. Un altro problema che viene messo un po' su cui si vuole riflettere è la necessità di organizzare momenti di socializzazione e motivazione alla lettura. Quindi, da una parte abbiamo uno spazio un po' abbandonato, brutto da risistemare, e dall'altra il desiderio di far ripartire la dimensione di socializzazione e motivazione alla lettura. E questi due bisogni, in effetti, hanno dei punti di contatto, no? Gli studenti, allora, che cosa fanno? Iniziano a riflettere, iniziano a ragionare, a capire come possono organizzare qualcosa che risponda a questi bisogni e che dialoghi, appunto, vedete, con i bambini anche della scuola e tutta la comunità cittadina. E quando si ragiona per service learning si individua sempre l'area di intervento, no, su quale si vuole lavorare. In questo caso l'area di intervento è l'area di educazione alla lettura, ma se vogliamo in una dimensione più di cura della dimensione sociale dell'istruzione, è un impegno concreto che prendono gli studenti. Papa Francesco, quando parla agli insegnanti, spesso dice che una delle grandi tentazioni, usa un termine spagnolo, è quello di balconear, cioè guardare la vita dal balcone e vederla passare, no? Questo è un grande rischio che abbiamo. E come educatori cristiani, cattolici, non possiamo permetterlo. Ecco, allora invece di balconear, cioè guardare la vita da un balcone, dobbiamo educare i nostri studenti a impegnarsi a sviluppare apprendimenti in ottica civica. Gli studenti in questo caso lo fanno bene. Quanti problemi devono affrontare? Organizzare gli spazi e il patrimonio librario della scuola, che sono gli obiettivi, no? Avvicinarsi, loro in primis, avvicinare gli altri alla lettura, promuovere percorsi di educazione alla lettura per i bambini più piccoli, pensate, dell'infanzia, che neanche sanno leggere. Ora io non vado nel dettaglio di tutte le slide, però effettivamente i ragazzi iniziano a porsi delle domande. Cosa possiamo fare per promuovere la lettura? Come possiamo organizzare gli spazi per renderli più belli? Come possiamo dialogare col territorio? E come possiamo fare tutto questo facendo scuola? Perché guardate che una delle ricchezze del service learning è proprio questa, che non è una lodevole attività di volontariato, lodevole, bellissima, ma è un percorso di apprendimento curricolare. Pensate nel far questo quanto le studentesse di questo liceo hanno studiato tante delle discipline che fanno parte del curriculum scolastico: metodologia della ricerca pedagogica, l'italiano, per alcuni aspetti anche la lingua inglese. Ecco, inizia l'itinerario progettuale. Vedete quanto il service learning permette alle scuole di uscire da questa chiusura che spesso caratterizza il sistema scolastico italiano. Nel fare service learning, la scuola dialoga col territorio, dialoga con gli enti, con le associazioni presenti. Bisogna formarsi, allora bisogna diventare bibliotecari, archivisti. A chi possiamo chiederlo? A chi ne sa più di noi? Quanto studiano i ragazzi? Quanto approfondiscono problemi? Qui ora vedremo una serie di slide su cui andrò veloce, dove le docenti ci fanno vedere la forte ricaduta sulle discipline di cui vi parlavo, ecco, italiano, la lingua straniera, ecco, non l'inglese ma lo spagnolo, le scienze umane. Vado veloce perché qui non è importante ora leggere, ma farvi capire quanto questo aspetto di fatto è un modo concreto di fare scuola. Sappiamo che oltre agli obiettivi di apprendimento abbiamo anche le competenze che i nostri studenti possono sviluppare. Questo è possibile soprattutto con quelli che vengono definiti i cosiddetti compiti autentici. Ecco, qui loro ci indirizzano, ci dicono quali competenze hanno sviluppare. Guardate quali sono i risultati che si sono dati: riqualificare una biblioteca d'istituto,
aprirla al territorio, promuovere il protagonismo degli studenti, sviluppare l'inclusione scolastica, promuovere ulteriormente una riflessione positiva del progetto all'interno delle dinamiche della classe, evidentemente c'è qualche frizione, sviluppare competenze. Non vi sembra un progetto ambizioso di scuola impegnata, di scuola consapevole? Di scuola che promuove quella che Paulo Freire definisce un processo di coscientizzazione, cioè di presa di coscienza del proprio ruolo all'interno della società. Ora non andiamo qui nelle fasi di realizzazione, ma guardate quanto hanno lavorato gli studenti. La formazione, l'approfondimento, hanno, ecco, guardate, risistemato e reso più bello un ambiente a misura di bambino, ospitato i piccoli e guardate, hanno messo in scena, rappresentato dei libri. Questi sono bambini della primaria. Ulteriormente, fatto dei pomeriggi, quindi in orario extrascolastico a maggio. Vi ricordate quando era iniziato il progetto? A gennaio, 5 mesi. Ovviamente, in questi 5 mesi non si è fatto solo questo, ci mancherebbe, però il progetto andrà avanti nel tempo. Una serie di risultati raggiunti, su cui ora non entreremo nel dettaglio, però tutti gli obiettivi che ci si erano dati sono stati effettivamente raggiunti. Gli studenti sono stati protagonisti, l'istituto si è aperto al territorio, la biblioteca è stata rinnovata negli arredi e condivisa con la comunità. E nel far questo, gli studenti hanno studiato, hanno sviluppato, ecco, questo sì che è un metodo didattico, il cooperative learning, migliorato le loro competenze comunicative e espressive. Hanno sviluppato quella iCare, no? Che Don Lorenzo Milani nella sua scuola di Barbiana, perché Don Lorenzo Milani non c'è più da tanti anni, ma la scuola di Barbiana ancora c'è ed è visitabile e quella iCare è ancora presente. E vado avanti e interrompo queste slide. Allora vi faccio una domanda, rifletteteci e magari mi risponderete più là, dopo che presenterò anche il secondo progetto. Gli studenti si prendono cura di un problema, lo fanno loro, lo individuano, lo affrontano, lo sistematizzano, studiano, approfondiscono, condividono con gli altri. Nel far questo, secondo voi, fanno scuola o fanno comunità? Promuovono apprendimento o promuovono servizio? Sviluppano riflessioni sulla capacità di imparare? O fanno qualcosa per gli altri. Ecco, da Lecco andiamo adesso, rimaniamo nel nord, ci spostiamo decisamente più a ovest, andiamo a Genova. Questo invece è un progetto di una scuola primaria. Quando presento dei progetti non presento mai un solo ordine e grado, perché il grande rischio nel presentare progetti di service learning è che vengano pensati come attività per specifici ordini. Invece noi abbiamo esperienze di service learning nell'infanzia, nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Anch'io all'università sono docente di un laboratorio interdipartimentale di service learning. Le studentesse e gli studenti della LUMSA che vogliono possono fare service learning, cioè possono sviluppare competenze curricolari attraverso un servizio verso gli altri. Allora vi faccio vedere, siamo in tutt'altro contesto, eh? Quella era una scuola secondaria di secondo grado, ora andiamo nella scuola primaria, quindi scuola dell'obbligo, indicazioni nazionali di riferimento, abbiamo tre classi coinvolte, la terza, la quarta e la quinta. Allora, quando si fa un progetto di service learning, la prima fase è sempre della motivazione, no? Perché intendiamo fare service learning? Nei corsi di formazione che faccio, io quando i docenti mi chiedono appunto di organizzare dei corsi su questo, io la prima domanda che faccio è proprio questo: perché volete fare service learning? Qual è la motivazione che ne è alla base? E loro l'hanno fatta ai loro bambini, no? E guardate che belle risposte, per il bene dell'ambiente. Qui c'è l'enciclica Laudato Si', come sfondo, per semplificare il lavoro degli operatori ecologici, vedrete il perché. Per diventare bravi cittadini, vedete il tema della cittadinanza, anche quando non era obbligatoria l'educazione civica, quanto è forte nel service learning. Allora, anche qui non c'è un processo di apprendimento legato al service learning se non c'è una problematizzazione della realtà, cioè se non si parte da un problema o dall'individuare un bisogno. E le docenti sono brave a presentare questa situazione ai bambini e con i bambini riflettono quali sono i problemi sui quali vogliamo lavorare, quali sono i problemi su cui su quali vogliamo intervenire.
E guardate, fanno una votazione, riflettono, ragionano. La piscina comunale chiusa, evidentemente, è un gran problema. Guardate quanti puntini, quanti voti ha ottenuto. Ma alla fine sono altre le priorità che vengono individuate. Cosa ci dicono i bambini? Abbiamo scelto diversi problemi civici e alla fine l'inquinamento è stato il più votato. Guardate quanto effettivamente il problema del bello, del vero, no? Del buono. Papa Francesco lo dice spesso, è negli occhi dei bambini. I bambini individuano il problema della spazzatura, della sporcizia, quindi un problema ecologico forte, come un aspetto importante sul quale vogliono lavorare. A parte che questi sono problemi che vengono già affrontati in ambito didattico, no? Sappiamo che in scienze, in geografia vengono studiati questi argomenti, e quindi forse anche questo è un motivo. Di fatto gli studenti individuano questo problema. Un conto per individuare un problema è un conto individuare le azioni per affrontarlo, questo problema. Vediamo cosa faranno, cosa vogliono realizzare. E infatti si chiedono, vedete, nel service learning si fanno sempre domande. Come possiamo rimediare? Beh, possiamo pulire le strade, i giardini e le spiagge. Possiamo prevenire, però con quattro rimedi, riflettono: incentivi, menzione positiva, sanzioni, negativa, segnaletica e sorveglianza. Possiamo prenderci cura. Vedete qui ancora l'I care, no? Il mi sta a cuore, come ritorna. E in classe, in orario scolastico, nel far scuola, le insegnanti ragionano, realizzano una mappa concettuale, no? Potremmo dire, sul tema dell'inquinamento. Cosa stanno facendo gli studenti? Stanno facendo scienze? Stanno facendo geografia? Stanno facendo italiano? Stanno educazione civica, stanno riflettendo su come poter essere d'aiuto per gli altri, stanno facendo tante cose, stanno facendo scuola. Bene, gli studenti si danno degli obiettivi chiari, siamo, ricordate, terza, quarta e quinta di una scuola primaria di Genova, anche qui una scuola paritaria, quindi scuola paritaria, bene dirlo, scuola pubblica, non statale ma pubblica, scuola pubblica, si danno degli obiettivi chiari. Pulire il quartiere, prima di tutto. Vietare, no? Ricordate le sanzioni ai cittadini di sporcare, obbligare i cittadini a utilizzare i bidoni. Qui i bambini hanno un approccio un po' direttivo, però capiamo che si impegnano. Allora, noi sappiamo che, ecco, vedete, lo studio viene messo a servizio dell'apprendimento e del servizio stesso, no? Quindi sappiamo che, ecco, lavorano su quali sono le loro conoscenze, i loro apprendimenti, no? Sappiamo che se si respirano gli odori della spazzatura, il corpo sta male. Che il riciclo è importante, che alcuni materiali ci mettono molto a decomporsi. Qui vedete, c'è lo studio, se volete anche trasmissivo, anche semplicemente conoscitivo. Anche qui, siccome quando noi promuoviamo percorsi di formazione o di riflessione, aiutiamo sempre i docenti a capire quali sono le discipline importanti, ma anche le competenze, i docenti ci fanno capire che quello che stanno facendo è scuola, è profondamente scuola. E individuano le discipline, per ogni disciplina i traguardi di sviluppo delle competenze. Cosa cambia? Il vero apprendimento è sempre cambiamento. Il service learning è un percorso di incontro con la realtà e di trasformazione della realtà. E quindi gli studenti si chiedono quali cambiamenti prevediamo, no? E li condividono, prevediamo che ci sia più pulizia. Insomma, dopo una serie di riflessioni dicono, va bene, ok, questi sono il nostro punto di partenza, ma adesso mettiamoci al lavoro, no? Nel fare questi percorsi di lavoro, gli studenti lavorano individualmente, in coppie, e in piccoli gruppi e in grandi gruppi, con tecnologie, con carta e penna, fanno domande, riflessioni, si interrogano, lavorano, ecco, ragionano. Come abbiamo lavorato? Ecco, qui ci fanno vedere il percorso. Adesso ci interessa relativamente di per sé l'esperienza, no? Quello che voi dovete sapere è che gli studenti hanno lavorato su tanti aspetti. Hanno lavorato sulla realizzazione della segnaletica stradale. Si sono riuniti, vedete qui, siamo prima del Covid, neanche una mascherina, fa impressione vedere tutti questi bambini così, una bella impressione ovviamente. Si pongono dei problemi. Si chiedono come possono affrontarli, condividono con il territorio, municipio settimo di Ponente, alcune problematiche. Nel fare service learning si dialoga con la realtà. Questo ormai lo avete capito, l'avete visto. E quindi riflettono su cosa si può fare, su cosa non si può fare.
preparano una serie di attività, mettere i cartelloni in luoghi pubblici, hanno incontrato il comune di Genova, condividere informazioni. Pensate quanto lavoro, quanta scuola c'è dietro questo lavoro. E realizzano loro una serie di cartelli stradali proprio per incentivare a non sporcare più e anzi a aver cura. Quali sono i risultati che raggiungono? Beh, intanto inviano questa loro richiesta che appunto viene protocollata e viene considerata appunto importante, per loro è un punto di partenza non da poco. E realizzano una serie di attività, aumentano il loro livello di consapevolezza dello studio e si sentono parte di un tutto. Sono piccoli, ma si sentono già che insieme possono fare grandi cose. Nel percorso di formazione di service learning, quindi i bambini hanno individuato un problema, se ne sono fatti carico, sono andati a pulire, hanno sistemato dei cartelli, hanno chiesto che questo venisse fatto. Però poi, siccome è scuola, sappiamo che non esiste scuola senza valutazione. E quindi una prima dimensione della valutazione è l'autovalutazione. E quindi ai bambini viene chiesto cosa hanno imparato. Hanno imparato tante cose. Hanno imparato, ad esempio, che i cartelli non possono essere messi dappertutto, ma devono essere messi in un certo modo e bisogna chiedere il permesso. Ma hanno imparato anche che si possono fare progetti belli a scuola, sviluppare apprendimenti interessanti. Abbiamo imparato che anche se dobbiamo percorrere 6 km per arrivare a un bidone, bisogna farlo lo stesso. Ecco, mi sembra un apprendimento importante e significativo. Ora non leggiamo ovviamente tutti gli apprendimenti dei bambini di quarta, di quinta e così via, però vedete quanto lavoro c'è da parte degli insegnanti. Una riflessione sugli apprendimenti, ma anche una riflessione sul grado di piacere che hanno sviluppato gli studenti nel fare questo tipo di attività. E c'è poi appunto anche una valutazione esterna, quindi un riconoscimento dalla dimensione amministrativa, in questo caso del municipio, appunto la scuola diventa visibile. E attraverso questa mail che hanno ricevuto. Anche qui vi chiedo, fine per ora perché poi il progetto ha avuto un proseguimento. Anche qui vi chiedo, gli studenti si sono hanno sviluppato, hanno avuto a cuore attività per migliorare la propria comunità. Gli studenti sono partiti da un problema, lo hanno affrontato insieme. Hanno sviluppato una riflessione personale e collettiva. Hanno di fatto sviluppato un percorso che li ha portati ad essere protagonisti attivi di una dimensione di apprendimento. Nel fare le cose che io vi ho raccontato, secondo voi, non so se qualcuno ha già risposto, chiedo a Francesca, hanno fatto scuola o volontariato, Nessuno ha servizi risposto. o apprendimento? Ah, nessuno ha risposto. Beh, proviamo a rifletterci su questo. Nel fare questo tipo di attività, i nostri bambini, i nostri ragazzi, perché abbiamo anche dei ragazzi grandi, cosa hanno fatto? Francesca, se qualcuno risponde utilizzando la sezione domande o chat, fammelo sapere perché interrompimi in qualunque momento, va bene? Visto che nessuno di voi risponde, non rispondo neanche io e proviamo a rispondere insieme andando avanti a questa domanda. Possiamo dire una cosa, hanno fatto service learning. Il service learning, qui arriviamo anche al titolo dell'intervento che mi è stato assegnato, viene definito in questo caso come una modalità concreta per tracciare percorsi educativi. Lo è anche un modo per rispondere agli appelli che ha fatto il papà. Siamo tutti educatori. Io vi invito ad andare a trovare, sono presenti facilmente online. Ogni volta che il papà ha incontrato docenti di scuola o universitari, secondo me ha fatto dei discorsi veramente, sono tutti belli, ma questi nello specifico eccezionali, bellissimi. Guardate qual è l'idea che esce fuori da parte del Santo Padre, che ha una grande passione educativa quando appunto può sviluppare quando parla di scuola. E andiamo a vedere qual è l'idea. Sicuramente è un'idea di impegno, un'idea che va verso la logica del service Ho la learning. Allora, risposta, va Simone. bene. Allora, viene da Cristiana Fiorucci,
e dice: secondo me hanno fatto entrambe le attività, hanno sicuramente fatto scuola, ma hanno anche agito nel senso di fatto concretamente qualcosa di utile e impegnato. Vedo solo questo. Aspetta. Cristiana ha dato un'ottima risposta, no? Perché di fatto Cristiana individua proprio una delle caratteristiche specifiche del service learning. Nel fare, nel prendersi cura degli altri, gli studenti hanno imparato. Nell'apprendere, nello sviluppare competenze curricolari, sono usciti da quella dimensione di a volte egoismo o di egocentrismo tipica dei giovani e hanno condiviso la propria passione educativa con gli altri. Guardate che è incredibile. Io potrei presentarvi tantissime esperienze come quelle, ne ho scelte solo due perché abbiamo solo un'ora di tempo. Ma allora, quando il Papa parla di scuola, ci emoziona. Qui ho riportato soltanto alcune, io non leggo mai le slide, però le parole del Santo Padre leggiamole insieme perché ci aiuteranno un po' a capire come, cos'è questo service learning e come svilupparlo. Allora, in questo incontro che Papa Francesco ha fatto ormai qualche anno fa, quando incontra gli operatori scolastici, dice diverse cose che ora svilupperemo. Le leggo di seguito. Andare a scuola è aprirsi alla realtà. Già qui potremmo fermarci. È imparare ad imparare. E gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà, altrimenti non è un buon maestro e non è neppure interessante. Qui è bello perché tocca il tema di come coinvolgere i nostri alunni. La scuola è un luogo di incontro, non è un parcheggio, è un completamento alla famiglia, primo nucleo di relazione. Famiglia e scuola devono collaborare, così come devono fare gli studenti tra di loro e con gli insegnanti. Qui rimanda subito alla dimensione del Global Compact, no? Al patto educativo. Poi però va avanti, qui ho saltato delle parti, dice: io amo la scuola perché educa al vero, al bene e al bello. L'educazione non può essere neutra, non lo è mai, o arricchisce o impoverisce. E qui sarebbe interessante riflettere quando l'educazione arricchisce e quando impoverisce. Nella scuola non solo impariamo conoscenze e contenuti, ma anche abitudini e valori. Vi auguro una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve saper parlare. La lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani, ma armoniosamente. Non lasciamoci rubare l'amore per la scuola. Ecco, questo tema dei tre percorsi, delle tre strade per la conoscenza, quindi la strada della mente, delle mani, del cuore, che il Papa Francesco riprende da un pedagogista che è Pestalozzi, sono un po' il punto, come dire, nodale che si snoda, il punto cruciale che noi svilupperemo insieme in questo nostro intervento. Vedremo quanto appunto il service learning è proprio una pedagogia delle mani, testa e cuore. Allora, queste parole di Papa Francesco, bellissime, sono parole di speranza, ma anche di cambiamento. Cioè, le rivolge agli insegnanti perché sostanzialmente ci dice: guardate che non possiamo continuare a fare scuola come si faceva ieri, qualcosa deve cambiare. Qui io ve ne prendo solo quattro, ok, di queste frasi, ma veramente potremmo ragionare su quasi tutte. Papa Francesco all'inizio ci dice subito: andare a scuola è aprirsi alla realtà. Aprirsi alla realtà. Quante volte le nostre scuole hanno dei veramente portoni alti, grandi, chiusi, dei bellissimi giardini interni ai quali non può accedere nessuno, dei chiostri, degli spazi riservati. No, non va bene. Papa Francesco, parlando alla scuola e alla scuola cattolica, dice: dobbiamo aprirci alla realtà, incontrarla la realtà. Si va a scuola per imparare ad imparare. Secondo aspetto importante è quando parlano a noi insegnanti, dice: gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà. Qui si pone un problema. Come fanno ad essere i primi ad aprirsi alla realtà? Quale tipo di didattica si svolge a scuola? Se noi abbiamo a scuola una modalità didattica trasmissiva delle conoscenze, dove apriamo il libro e leggiamo a pagina 50 l'importanza dell'ecologia, noi in realtà non ci stiamo aprendo alla realtà e neanche stiamo facendo aprire gli studenti alla realtà. Se noi ancora siamo preoccupati di quanti quaderni i bambini devono avere a fine anno scolastico realizzato, perché i genitori ce li contano, non ci stiamo aprendo alla realtà. Anzi, ci stiamo chiudendo e stiamo facendo una scuola standard che non serve a nessuno.
Tant'è che Papa Francesco più avanti dice, va avanti, dà un messaggio fortissimo: nella scuola non solo impariamo conoscenze e contenuti, che devono esserci, le conoscenze, sia chiaro, ma anche abitudini e valori. Qui Papa Francesco, parlando un po' in didattichese, dice: dobbiamo fare il passaggio che è presente nelle indicazioni nazionali dalla scuola dell'insegnamento, quindi la scuola che trasmette conoscenze, alla scuola dell'apprendimento, quindi dove l'attenzione è sugli stili di apprendimento degli studenti, sulle competenze, che sono conoscenze agite, la lingua della mente, la lingua del cuore, la lingua delle mani. Ecco, questa dimensione di sapere, saper fare e saper essere. Nella mia scuola c'è posto. Più avanti vedremo che, guardate, basta che uno di questi tre linguaggi manca e la scuola ne risente tantissimo, ma lo vedremo tra poco. Francesca, se dovessero arrivare considerazioni o riflessioni o domande, tu interrompimi Eccomi, senza. non volevo interrompere il tuo filo del discorso, però aspettavo un vuoto. Allora, Grazie, vai. abbiamo due risposte. La prima è da Cesare Tolone e dice: credo che abbiano declinato un nuovo mo modo di fare scuola, una scuola che si mette al servizio, che scende in campo per risolvere problemi comuni e concreti, utilizzando le competenze apprese in classe. Ti dico anche Grazie, Cesare. l'altra o aspetto o ti leggo anche la Grazie, seconda? no. Ok. Giuseppe dalle Fabbriche dice: certo che si fa scuola, è però cambiare mentalità, uscire dai soliti schemi, anche con i piccoli. Fine. È quello che ci dice Papa Francesco, eh? È quello, io qui l'ho sistematizzato, ma quello che Papa Francesco dice qui, è vero, dobbiamo cambiare gli schemi. Dobbiamo avere il coraggio di uscire da una dimensione un po' che tende a farci balconeare, a guardare la vita dal balcone e a impegnarci. Allora, questa è una foto di un bellissimo progetto di service learning fatto a Reggio Calabria, dove dei ragazzi, una scuola in questo caso statale, accolgono un compagno con disabilità e realizzano una passerella per permettergli di andare anche a fare attività nell'orto. E che cos'è il service learning? Beh, il service learning abbiamo visto essere un'attività scolastica, è scuola. È un'esperienza di apprendimento, ma anche di vita, che coinvolge studenti e aggiungerei comunità all'interno di un'attività di servizio che risponde a un bisogno vero e reale presente nel territorio. Per questo, anche se io sto presentando delle esperienze, è impossibile ripeterle, perché ogni realtà ha le sue caratteristiche e quindi ben venga che ogni realtà abbia le sue peculiarità. Quando si realizza un'attività di service learning, abbiamo detto, e lo abbiamo, i nostri amici che sono intervenuti lo hanno specificato molto bene, si fa scuola perché sono percorsi pienamente integrati nel curriculum, quindi in linea con gli apprendimenti appunto accademici e devono sempre essere oggetto di valutazione. Chiaramente è un approccio che permette di valorizzare le caratteristiche degli studenti, di renderli protagonisti del servizio di un percorso di apprendimento, non più destinatari, okay? Promuove chiaramente una dimensione di impegno civico. E quindi nel fare service learning noi abbiamo bambini senza disabilità che devono realizzare un orto e quindi incontrano i maestri grandi, che sono in questo caso per giardinieri con disabilità, con sindrome di Down, che li aiutano a capire come mettere a dimora delle piantine, oppure abbiamo bambini piccoli che si prendono cura di una aiuola per sistemarla. È una relazione virtuosa tra servizio e apprendimento. Italo Fiorin, che è la persona, oltre ad essere il coordinatore delle indicazioni nazionali, ma è la persona grazie alla quale il service learning, che non è nato in Italia, ma arriva fortemente in Italia, e quindi dobbiamo ringraziarlo personalmente, anche il mio maestro, una persona a cui devo tanto, dà una bellissima definizione. Qui ve ne mostro un paio, ci servono solo a ragionare. Perché mi piace molto questa definizione di service learning? Perché, vedete, la declina sia per gli studenti che per gli insegnanti. Dice, il service learning non è una materia, guai a fare l'ora di service learning, e non è neanche un'attività di volontariato. Che cos'è allora? Beh, per l'insegnante è un modo di far scuola, utilizzando il curriculum come strumento di educazione alla cittadinanza, utilizzando il curriculum, quindi le discipline, gli obiettivi di apprendimento, le competenze a servizio della cittadinanza. Ma per gli studenti che cos'è però? È un modo di imparare, di apprendere,
attraverso e grazie a un'azione solidale messa in campo. Imparo facendo qualcosa per gli altri e per me stesso. Questa è un'altra bella definizione presente in questo libro di Andrew Furco, che appunto definisce il service learning approccio pedagogico e non metodo, che unisce in un unico progetto ben articolato i processi di insegnamento e apprendimento e l'intervento sulla realtà. Vedete, il service learning è una pedagogia della realtà, attraverso risposta a bisogni e problemi presenti nella comunità. In questo modo gli studenti imparano, con lo scopo di poter offrire qualcosa per il miglioramento sociale e ambientale. Scusate, io ora non voglio esagerare, ma se non sapessimo chi sono gli autori, chi è l'autore di questa frase, potremmo veramente vederci per tanti aspetti pensiero educativo di Papa Francesco. Potremmo veramente vederci un pensiero educativo delle indicazioni nazionali, della recente normativa per l'educazione civica. Vedete, parla di scuola, di comunità, di bisogni, di problemi, di un modo, qualcuno prima diceva, nuovo di fare scuola. Vedremo se quanto è nuovo. Allora, qui chiedo scusa a suora Alessandra, che forse avrà visto tante volte questa slide, chiariamolo definitivamente. Il service learning non è semplicemente la somma di un po' di apprendimento e un po' di servizio solidale, ok? Non è il progettino da fare il venerdì quando siamo stanchi perché ormai dobbiamo realizzarlo, ma è un'azione intenzionale che porta alla creazione di qualcosa di diverso. Sappiamo che il rosso e il blu, con un pochino di bianco, mi hanno una volta suggerito le maestre della scuola dell'infanzia dove stavo facendo un corso, danno il viola. Bene, rosso, blu e bianco, nell'unirsi, danno un colore diverso. E questo è il service learning, che non è semplicemente la somma di momenti di apprendimento e di servizio, ma è qualcosa di nuovo, di diverso. È un nuovo modo di fare scuola, è un nuovo modo di considerare gli altri. Ma veramente è così nuovo? Qui prendo una slide del professor Fiorin dove ci fa riflettere, ci dice: ma veramente è così nuovo questo modo? Ma non ci vedete nel pensiero di Dewey, quando parla, lo vedremo tra poco, di educazione e democrazia, di Maria Montessori, di Brunner, ma d'altra parte anche di Danilo Dolci, un grandissimo educatore pacifista siciliano, di Mario Lodi, di Don Milani. No, non ci vedete tanta storia pedagogica non proprio recente che porta a questi valori, porta allo sviluppo di questi valori? Allora, guardate, adesso prendo tre autori che ci fanno capire quanto effettivamente il service learning non è qualcosa di così nuovo. Quando noi parliamo del protagonismo degli studenti, Cousinet, questo qui è Cousinet, nei primi anni del Novecento diceva: guardate che l'alunno non va a scuola per essere istruito, interessante, cioè sottomesso a un'azione, a un'attività didattica di un adulto. L'alunno non va a scuola per essere istruito, okay? Non ha una dimensione passiva, ma va a scuola per apprendere, cioè per esercitare la propria attività personale, per imparare a lavorare, per cogliere i problemi nella loro complessità e quindi risolverli. Guardate, questo pensiero è alla base del service learning. Quindi, prima mi è piaciuto, no? Cesare diceva: questo è un nuovo modo di fare scuola, ma veramente è un nuovo modo? Questa è una riflessione che il professor Fiorino ha fatto, che è importante. Don Milani, nella lettera a una professoressa, quindi siamo nel 67, dice, quando parla di valutazione, dice: guardate che una scuola che si caratterizza per la selezione, in realtà distrugge la cultura. Una scuola che divide tra ricchi e poveri, tra bravi e non bravi, casualmente i non bravi sono sempre tra i poveri, non migliora, non è una scuola che può andare bene. So che nel prossimo incontro, se non sbaglio, incontrerete proprio Affinadi, che ha anche scritto un bellissimo libro su Don Milani, no? Qui lui conclude questa celebre frase dicendo: allora sostenete che Dio fa nascere i cretini e gli svogliati nelle case dei poveri. È più facile però che i dispettosi siate voi. Sta parlando agli insegnanti che nel selezionare, nell'allontanare casualmente bocciano sempre i più poveri, quelli che hanno più bisogno di scuola. Qui chiedo scusa, è venuta un po' piccola, un po' stretta la frase. Qui John Dewey ci
ci parla dell'importanza dell'esperienza. John Dewey è del 1859, queste frasi sono dei primi anni del Novecento, quindi hanno più di 100 anni. E ci dice: quando natura e società vivranno nell'aula scolastica, natura e società, come il progetto abbiamo visto di Genova, quando le forme, gli strumenti didattici saranno subordinati alla sostanza dell'esperienza, allora sarà possibile operare questa identificazione e la cultura diventerà la parola d'ordine della democrazia. Ecco, io ve ne ho presi solo tre, ne avrei potuti prendere tantissimi di autori che nulla hanno a che fare col service learning, ma che vanno in quella direzione, no? In quel filone, e che ci fanno capire quanto effettivamente non è così nuovo il modo di lavorare che va in questa direzione. Ora, stiamo andando verso la chiusura, sono già le 18:50, quindi non possiamo soffermarmi, ma io, se volete, posso darvi queste slide. Voglio dirvi, ecco, voglio soffermarmi su questa slide. Vedete, è molto importante quando si parla di service learning non confonderlo con delle attività simili. Quali sono le attività più simili al service learning? Beh, l'esperienza pratica, l'impegno comunitario e il curriculum scolastico. Vedete, questi tre cerchi sono belli perché se si uniscono anche solo due dei tre cerchi, abbiamo qualcos'altro. Se uniamo l'esperienza pratica all'impegno verso gli altri, abbiamo volontariato. Ma manca il curriculum. Se abbiamo l'esperienza pratica e il curriculum, abbiamo attività scolastiche attive, ma manca la dimensione di cura verso gli altri. Se abbiamo il curriculum e l'impegno, abbiamo l'educazione civica, ma può essere fatta in maniera molto teorica. Solo dall'unione di esperienza pratica, di impegno e di curriculum abbiamo il service learning. Allora vedete come ritornano i tre linguaggi: mano, mente e cuore. Sono i tre linguaggi dell'apprendimento. Sempre di più le neuroscienze ci dicono che non si impara solo con il linguaggio della testa. Ma cosa succede se manca uno solo di questi tre linguaggi? Ce lo siamo mai chiesti? Allora, questa riflessione io l'ho sviluppata all'interno di un bel libro che parla di service learning, si chiama Didattica della solidarietà. È un libro fatto a tante voci, veramente interessante, dove in una prima parte ci concentriamo sul pensiero di Don Bosco, sulla pedagogia di Don Bosco, e nella seconda parte sviluppiamo il service learning e nella terza presentiamo esperienze, no? Di service learning. Bene, cosa succede a una scuola se abbiamo le mani? Vedete le mani che si sporcano, se abbiamo la testa e manca il cuore? Beh, abbiamo il sapere, il saper fare, ma se manca il saper essere, se manca il cuore, il rischio è di trasformare la scuola come un luogo sterile di apprendimenti, anche attivi, ma fini a se stessi. Se manca il cuore, abbiamo una scuola in bianco e nero. Abbiamo una scuola dove la dimensione emotiva, affettiva, non viene considerata. Invece sappiamo che il motore dell'apprendimento è proprio l'ambito emotivo. Guai a dimenticare il linguaggio del cuore. Qual è l'altro rischio? Beh, il rischio in una scuola del cuore, in una scuola delle mani è che manchi la testa. Questo è un grandissimo rischio. Sempre di più nascono esperienze pedagogiche molto discutibili, puntate solo sull'emotività e sul fare. E quando poi si chiede, sì, ma come imparate, come sviluppate conoscenza? Magari ci sentiamo dire che la conoscenza non è importante. Non è così. Senza la testa, senza il linguaggio del sapere, della conoscenza, della testa, noi non abbiamo scuola, non abbiamo luoghi di apprendimento. Cosa abbiamo? Abbiamo contesti dove ci si emoziona e dove si lavora. Abbiamo dimensioni dove manca la riflessione. Qui io dico, la scuola senza la testa è un non luogo, non è un luogo, non è un luogo di apprendimento. La scuola senza il linguaggio della testa, senza la conoscenza, non è scuola. Ah, attenzione però anche all'importanza del saper fare delle mani. Se mancano le mani, abbiamo la dimensione cognitiva, la dimensione affettiva, ma il rischio è che ci sia solo uno studio teorico delle emozioni o una dimensione affettiva della conoscenza. Rimane tutto in teoria, tutto in una dimensione lontana dalla vita dei nostri studenti. Mano, mente, cuore. Sapere, saper fare e saper essere. Papa Francesco ce lo ricorda, e il service learning ci permette di svilupparlo, di realizzarlo. Ecco, allora, guai alla scuola che dimentica anche uno solo di questi tre linguaggi, figuriamoci se ne dimentica due. Normalmente qual è il linguaggio più dimenticato?
dispiace dirlo, ma è cioè, il linguaggio più usato è esclusivamente il linguaggio cognitivo. La scuola è il luogo di trasmissione di conoscenze. Non può essere così, non va bene. La scuola deve essere luogo di vita, di incontro con la realtà, di conoscenza, di servizio verso gli altri. E quindi l'obiettivo che si dà al service learning è, attraverso questi 6 punti, è di sviluppare un nuovo modo di far scuola, che ha radici antiche, che rende gli studenti protagonisti, un servizio solidale che soddisfa un bisogno alla comunità, un progetto integrato con il curriculum, un contesto di riflessione, una dimensione di apertura alle collaborazioni, alle reti e un forte senso di reciprocità. Questi sono i 6 ingredienti di un percorso di service learning. Ve li volevo solo citare perché siamo arrivati quasi alla conclusione di questo nostro percorso, però vedete, questa in altre presentazioni poteva essere la prima slide. Oggi parleremo del service learning, vi dirò cosa rende un progetto didattico service learning, qualunque progetto che abbia questi 6 punti. Invece l'abbiamo avuta come ultima slide, perché volevo arrivare passo passo con voi, farvi capire che il service learning non è solo un fare, no? Ma sono presenti queste 3 dimensioni sulle quali abbiamo ragionato tanto. Andando quindi verso la chiusura, il service learning ci porta a riflettere su 2 modelli di scuola. Anche questa è una riflessione importante del professor Fiorin: la scuola Fortino e la scuola Sorgente. Chiediamoci che scuola vogliamo essere. Nella scuola Fortino, vedete, abbiamo delle mura belle alte, si sta bene, siamo tra di noi, siamo chiusi. Siamo chiusi alla realtà, siamo chiusi ai problemi, siamo chiusi agli altri, ai bisogni delle persone. Nella scuola Fortino l'altro è visto a volte addirittura come una minaccia. Nella scuola Sorgente invece abbiamo una scuola che si compromette con la realtà, che si sporca, che entra a contatto, anche se vuole, dell'acqua quando e poi va sul suo letto, con delle impurità. Ma ben vengano queste impurità, perché permette alla scuola di generare vita, scuola sorgente. Ecco, il service learning è una proposta che permette alla scuola di fare questo tipo di scelta, di chiedersi: voglio essere ancora una scuola Fortino, una scuola chiusa con le mura alte, o una scuola di incontro con la realtà, di cambiamento, una scuola di trasformazione, che rende gli studenti protagonisti e che rende i docenti registi di un sapere. La conoscenza è fondamentale, l'abbiamo visto prima, l'importanza. Se manca la testa, manca tanto. Ecco, dobbiamo però capirci che idea di apprendimento vogliamo sviluppare. Allora, a me piace spesso concludere questa esperienza, queste esperienze di formazione, anche se a distanza, con questo disegno, no? Tutti voi avrete riconosciuto il disegno del piccolo principe. Piccolo principe fa vedere questo disegno e chiede se sono spaventati, ma gli adulti dicono: ma perché dovrei essere spaventato da un cappello? Piccolo principe ci rimane malissimo e dice: ma non è un cappello quello, è un boa che ha appena inghiottito un elefante, tant'è che poi qui lo spiega. E nelle primissime pagine dice questo: mi risposero grandi, gli adulti, gli insegnanti, di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica, alla grammatica. Fu così che a 6 anni rinunciai a quello che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno mi aveva disanimato. Ecco, vi lascio con l'augurio che nessuno dei nostri interventi porti a disanimare, disinnamorare i nostri studenti. Ricordiamoci che l'insegnante è colui che anche a livello etimologico lascia un segno nella vita delle persone. Credo che il service learning sia il modo migliore per lasciare un segno nella vita dei nostri studenti, un segno positivo, un segno di speranza, di passione e di cura per gli altri. Vi ringrazio, grazie per l'attenzione. Allora, Simone, ci sono 3 domande. Prego. Posso dirle, insomma. Allora, Grazie. la prima è: il service learning lo si può includere in quello che chiamiamo compito di realtà? Grazie. Il compito di realtà assolutamente è, allora possiamo dire che il compito di realtà è un livello base del service learning, nel senso che non ha necessariamente una dimensione altruistica, no? Di servizio, ma
senz'altro tutte le attività di service learning sono compiti di realtà, sì, perché mettono gli studenti a contatto con gli altri, a contatto con la realtà. Ed è bene che vengano anche valutati come compito di realtà, quindi come? Con rubriche di valutazione. Ok, la seconda è: quali sono gli ostacoli che impediscono che queste idee si concretizzano nelle scuole? Possono essere di varia natura, senz'altro fare service learning è un impegno per i docenti. Vedo qui con me Suor Paola Murru, lei lo sa bene, i suoi docenti da quanti anni si stanno formando sul service learning? Da molti. Fare service learning richiede un impegno, richiede anche la volontà di uscire da quella comfort zone che spesso ci caratterizza, del dire si è sempre fatto così, e avere il coraggio di cambiare paradigma, no? Quindi le difficoltà possono essere di natura organizzativa, metodologica. Quando incontro le scuole, una delle grandi paure sono i genitori. Cosa diranno i genitori di questo cambiamento? Quindi possono essere, sono lecite. Le paure possono essere però affrontate ed è bene che non siano un ostacolo insormontabile. Allora abbiamo queste difficoltà, le affrontiamo, le vediamo insieme. Senz'altro dalla nostra abbiamo, soprattutto per il primo ciclo, ma anche per il secondo, la possibilità normativa didattica di cambiare, perché se noi leggiamo le indicazioni nazionali, guardate, le indicazioni nazionali vanno in questa logica. Se noi leggiamo il documento per le scuole secondarie di secondo grado, le linee guida per i PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, il service learning è citato nell'allegato C come strumento di sviluppo dei PCTO. Cioè abbiamo delle indicazioni, abbiamo anche un documento appunto ministeriale che si chiama Una via italiana al service learning, che ci permette di dire che il service learning è scuola. Quindi abbiamo degli ostacoli, proviamo però a superarli perché abbiamo delle frecce a disposizione, ecco. L'ultima non è una domanda, ma è una riflessione e dice: credo che in questo periodo in cui i ragazzi hanno vissuto in una situazione di isolamento e fatica, il service learning, quindi il fare e l'agire imparando, potranno restituire voglia di partecipare e stimoli per mettersi in gioco e prendersi cura dell'altro e di se stessi. Grazie per gli spunti molto concreti e interessanti. È vero, esiste tutta, oggi non l'abbiamo presentato, ma esiste tutto un filone di attività di virtual service learning che non nascono per la pandemia, ma nascono perché molte delle università cattoliche, anche non cattoliche, per carità, statunitensi, sono spesso a distanza, e siccome in molte università è obbligatorio il service learning, pensate, loro hanno già sviluppato da anni questo service learning virtuale. E anche noi con la LUMSA abbiamo raccolto diverse esperienze. Se andate sul sito eis.lumsa.it trovate alcune esperienze di service learning virtuale molto interessanti, fatte in Italia ma anche all'estero. E è vero, in questi tempi di isolamento il service learning può essere veramente una chiave per entrare nella vita di tante persone, per aiutarli sia in percorsi di apprendimento ma anche di impegno verso gli altri. Ecco, grazie Simone, non avevamo dubbi sulla concretezza e sull'efficacia del tuo intervento. E mi permetto, visto che hai citato gli insegnanti della nostra scuola, di aggiungere che per noi, proprio in questo momento di lockdown e di difficoltà, integrare nel curriculum e quindi in orario curricolare, non come disciplina a sé, ma come appunto un approccio che cerca di mettere insieme più ambiti disciplinari, e far progettare agli alunni quelle che poi sono, partendo dall'analisi dei bisogni, ecco, delle soluzioni dei progetti. E credo che tu abbia fatto proprio bingo dicendo quello che è il compito di ciascuno di noi e quindi richiamando le parole di Papa Francesco, educare testa, cuore e mani. Ed è molto difficile e mette sempre in crisi la domanda ci stiamo riuscendo o verso dove stiamo andando. Ma credo che questo sia una domanda che ogni buon docente deve mettersi in continuazione, porsi in continuazione a partire dai più piccoli, ed è stato bellissimo che tu ci abbia mostrato due esperienze concrete della scuola primaria e della secondaria di secondo grado. Ecco, credo che sia un invito, concluderà la presidente, ma credo che sia un invito per tutti noi come scuole FIDAE a poter anche eventualmente pensare, perché no, oltre a dei laboratori, anche delle vere e proprie olimpiadi delle scuole FIDE in questa direzione. Quindi, se tu sarai,
disposto ad accompagnarci, potremo, ecco, metterci, non dico in gara, ma insomma far nascere dei progetti concreti proprio sulla scia di Papa Francesco e sulla scia del Papa globale. Io, prima di dare la parola alla Presidente, ecco, ricordo, appunto, l'hai già fatto tu benissimo nel ricordarci il prossimo incontro con Eraldo Affinati, che oltre appunto ad essere un grande scrittore è un docente in prima linea ed è impegnato concretamente in questa bella scuola, bella realtà della scuola di Pepi Wilton, di italiano agli stranieri. Quindi lui ci racconterà soprattutto questa esperienza. Grazie ancora, do la parola alla Presidente per le conclusioni. Ecco, mi sentite? Mi sentite? Grazie, Suor Paola. Ecco, accogliamo questo stimolo alle Olimpiadi perché sono sempre occasioni dove i nostri ragazzi, oltre a conoscersi, oltre ad avere degli scambi, hanno anche la possibilità di appropriarsi, di condividere delle belle esperienze. Un po' mi fa ricordare l'esperienza che abbiamo vissuto con il Santo Padre. Con il progetto Io Posso, da tutto il mondo, dove i ragazzi sparsi per la città di Roma si sono scambiati queste buone pratiche, no? Di solidarietà, di attenzione, di concretizzazione. E, grazie, Sor Paola, per questa proposta. Grazie, professor Consegnati. Ecco, non avevamo dubbi, come già è stato sottolineato. Però sicuramente è stata una serata molto interessante in questa nostra riflessione per creare dei percorsi educativi e questo di stasera sicuramente è stata un'esperienza molto concreta e molto pratica. Un approccio pedagogico perché dobbiamo sempre sapere accompagnare i nostri ragazzi dal saper essere anche al saper fare, no? Ecco, e non è così semplice, non è così immediato. Ma soprattutto sapere agire nel mondo dove vivono, no? Ecco, sapere apportare dei contributi. E continuiamo a rispondere alla grande sfida che Papa Francesco ci ha lanciato nella Laudato Si', no? Il sapersi prendere cura della casa comune intesa in senso ampio. E noi, come scuole pubbliche, come molto bene lei ha voluto sottolineare, accogliamo queste sfide e davvero questo percorso che stiamo facendo di riflessione in questo mese di marzo vuole aprire strade, percorsi, laboratori, confronti per poter portare nelle nostre scuole sempre più delle opportunità, no? Per costruire questo patto globale che abbiamo avuto già occasione nelle altre serate di come anche la componente genitori della comunità educante ha il suo apporto importante, saper costruire insieme, saper collaborare e io amo dire saper interagire, no? Con ambiti diversi, perché effettivamente i nostri bambini, i nostri ragazzi devono sentirsi al centro di un pensiero comune, di un pensiero condiviso, che devono poter trovare a scuola, ma anche nelle loro famiglie. Grazie, grazie a tutti voi per questa presenza, una presenza sempre molto interessante perché anche molto ricca di stimoli. Siamo arrivati quasi a 160 in aula e ci sorprende come questi appuntamenti del mercoledì sappiano radunare tante persone di scuola. E continueremo, come già è stato detto, mercoledì prossimo continueremo con Eraldo Affinati. Ringrazio tutti, vi auguro una buona serata e come sempre, anzi ricordo che sul sito della FIDE è stato per questo percorso sul patto globale abbiamo costituito una sezione dove trovate i materiali che già abbiamo presentati e continueremo a proporre, sarà un luogo dove che sarà implementato costantemente di esperienze, ma soprattutto di suggerimenti e di apporti. Grazie ancora a tutti e buona serata. Arrivederci, buonasera. Arrivederci, Arrivederci. grazie. Aspettiamo le slide poi, Simone. Grazie.